Ed oggi pomeriggio, perché siamo già quasi nel pomeriggio, sono con Sara Fois. Buonasera, buonasera. Buonasera, Sara, buonasera. Allora, io stasera, come dire, qua c'è questo qui, ve lo sapete, noi veniamo da un blocco totale, tu lo sai che veniamo da un blocco totale, perché poi in questi giorni, in questi periodi ci siamo sentiti, noi tra amici. Tramite i social, e quindi adesso io sto facendo questo giro con tutti i miei amici, insomma è passato già un po' di tempo, però piano piano sto raggiungendo tutti, perché questa cosa qui, nonostante, ecco, c'è questa, chiamiamola vetrata, insomma, però io volevo rincontrare tutti i miei amici. Sara Fois è una bravissima cantante, e devo dire la verità, insomma, io, voi avete visto che io sto incontrando tutti gli amici, insomma, navigati, gente con tanti anni di esperienza. Beh, Sara, nonostante sia una delle giovani leve, una delle nuove cantanti romane, perché insomma lei ama molto la canzone romana, ma già sono un po' di anni, vero Sara, che canti tu? Beh, è dal 2012. Insomma, non è poco, se calcolando che non dico l'età, perché delle signore, signorine, perché dai, su, parliamo se chiaro, però voglio dire, non si dice, quindi non dirò l'età, però vi garantisco che è giovane, ma già una bella esperienza. Senti, io so pure, faccio intenso niente, tu ma io c'ero, tutto, ero presente, tutto. Ma dovete sapere che questa signorina ha vinto l'anno scorso il premio Gabriella Ferri, capito? E allora, a proposito di Gabriella Ferri, io, se non sbaglio, una volta ho sentito cantare sta canzone qua. Non sbaglio, io non hai capito già qual è. Qua dentro a ste mura m'assale il tormento, me vier pentimento ogni giorno di più. Tre passi de cella tra mille pensieri, so solo che sta vita più niente me dà. Vola pensiero mio fora ste mura, te fermassi puro, incontri il vento, corri a rubai il cuore a chi non m'ama, rubai un bacio e portelo qua dentro, e faccio un quadro e me almeno so che qualche cosa tua, fino a che moro me, fa compagnia. Insomma, l'abbiamo improvvisata, porca miseria, cioè, voglio dire, insomma, non l'avevamo mai provata. Infatti questa. Mi sono poi, avevo cominciato a fare la doppia voce, poi ho visto, insomma, che lei andava, volevo lasciare la voce bellissima di Sara. Quindi ecco, come potete notare, insomma, lei ha vinto questo premio, ed è, io lo dico, insomma, da persona un po' più grande, sapere che delle nuove leve, delle nuove cantanti ancora si impegnano a portare avanti questa tradizione. Questo è stato uno dei più grandi successi di Gabriella Ferri. Beh, è una cosa che veramente, veramente emoziona. Senti, c'è comunque un qualche cosa che ti ha fatto scattare l'amore per la canzone romana? Cioè, insomma, alla tua età è più facile andare su altre strade, su altri generi. Cos'è che ti ha fatto innamorare della canzone romana? Ma guarda, tutto è cominciato nel 2011, quando ci siamo ritrovati con la mia famiglia per caso in un locale dove cantavano canzoni romane, e
suonava Fabrizio Masci lì, dove poi io ho cominciato, un saluto al maestro Masci, dove poi sono entrata a far parte del suo gruppo e tutto è cominciato da lì, perché lui mi chiese che canzone romana vorresti cantare e io gli dissi facciamo i ritornelli antichi, il re minore, pure questo, tu non hai preparato niente. Voglio cantare così, fior d'amaranti, l'amore non è fatto per i vecchi. Speriamo che non ce l'ha con me, eh. No, l'amore non è fatto per i vecchi, ma solo per noi altri giovinotti, che non li voglio, che sono tutti brutti. Quando l'amore pizzica, gira che vuoi girà, ma quando che te stuzzica, l'amore se ne va. Dai, fammi un altro, va. Voglio cantar così, fior dei crispigni, mi fagioletti mia, non te li magni. Li fagioletti mia, tu non li magni. E trenta al piatto mio, tu non c'entigni. E trenta al piatto mio, tu non c'entigni. Quando l'amore pizzica, gira che può girà, ma quando che te stuzzica, l'amore se ne va. E quando l'amore pizzica, gira che può girà, ma quando che te stuzzica, l'amore se ne va. Capito il mestiere, mi ha fatto segno, capito, adesso dai buoni intenditori. No, guarda, ti devo ringraziare perché mi stai facendo rivivere che tutti bello. I miei bei momenti di questi ultimi 10 anni. Allora, io ne approfitto per dire una cosa, questa tua riflessione mi fa molto piacere, perché quello che sto dicendo a tutti i miei amici, che noi non facciamo questa cosa per salire sulla macchina e dire guardate quanto siamo bravi, perché noi siamo dei professionisti e comunque pensiamo di essere bravi, insomma, quindi non vuole essere un ostentare, ma è proprio una chiacchierata che uno suole fare. Senti, una domanda un po', siccome tu adesso stai facendo una cosa con un mio carissimo amico che è Gianluca Carlini, avete deciso un po' di unire le vostre forze? Sì. Ma l'avete trovato il nome del duo? C'è la cicala che mi disturba. No, ma è bello, sai che c'è? Allora, guarda, qui su questo vetro, insomma, questo separè, sì, ci sono delle firme di altri artisti che già sono stati qua, che prende con l'ombra del sole, ti vanno sulla faccia. No, sembra, faccia che tatuata, sembra che sei tatuata in faccia, però. No, vabbè, comunque insomma, il nome del gruppo ancora non l'abbiamo trovato. Non l'avete ancora trovato. Avevo chiesto aiuto a Infatti, te. Guarda, devo dire, mi sono agganciato a questo perché, sai, nel nostro lavoro si vive molto di soddisfazione e di stima. E un giorno Sara mi ha proprio così, ci siamo fatti una chiacchierata e mi ha detto sai, dopo questa cosa che stiamo facendo con Gianluca però non ci viene il nome, ma tu ti verrebbe in mente, se ti viene in mente, ho detto come Sara, dico non sono sicuro di riuscirci, però ecco questo mi ha dato veramente una grande, come dire, mi ha fatto sentire stimato e quindi spero che questo nome lo troveremo. C'è una motivazione per la quale ho telefonato proprio a te, perché io so che tu scrivi anche molto bene, a me piaci moltissimo come scrivi, infatti te lo dissi anche al telefono. è vero. A proposito, c'è un pezzo tuo, un brano tuo che mi piace moltissimo, che tra l'altro non ho neanche avuto il tempo di impararlo a memoria. Infatti, ed è una canzone, scommetto, me lo sono scritto qui. Guarda, adesso non voglio adesso fare quello che non ho scritte tante quale sarebbe, però insomma mi è da dire. Ah, da pensare, testo? Eccolo qui, guarda. Ah, vabbè, questo, cioè adesso mi prendi proprio. Questa è una canzone che da un certo punto di vista mi perseguita. Allora, questa è una delle tante delle canzoni che ho scritto per Lando Fiorini e ultimamente sembra quasi che io abbia scritto soltanto questa. E ne ho scritte anche altre, però questa è Così alla vita ed è un pezzo veramente. Beh, insomma, mi lusinga. Guarda, facciamo così, siccome tu sai che in questi incontri facciamo dei pezzettini, quindi mi piacerebbe sentirtela cantare tutta. Però a questo punto ti chiedo di cantarmi la strofa più importante della canzone. Sono quasi emozionato. Vabbè, io vado, eh. Va. Così è la vita che viene e va.
sembra un teatro, un grande varietà. Ce fa paura, ce fa pena, mettici il cuore, non te puoi sbagliare, ma l'importante è essere innamorato, s'apre il sipario e devi incominciare. Allora guarda, siccome noi quando faccio questi incontri sono proprio buona la prima, noi vi dimostriamo, insomma, potremmo rifare tutto, e invece siccome... Hai sbagliato le parole, ma credo di aver... ho questa sensazione che l'abbia fatto perché ti sei emozionata, perché ti piace. Allora permettimi di fare una cosa, di rifarla in questa maniera, la cantiamo insieme. Così è la vita che viene e va, sembra un teatro, un grande varietà. Ce fa paura, ce fa pena, mettici il cuore, non te puoi sbagliare. Puoi essere triste, solo innamorato, s'apre il sipario. Qui si apre il cofano. E devi incominciare. Puoi essere triste, solo o innamorato. Fai la prima, due. Sapersi vario. E devi incominciare. Sara, che bello, ti ringrazio. Cioè, sei riuscita sul finale a farmi emozionare. Grazie, ti ringrazio, grazie. E spero al più presto di sentirtela cantare magari in concerto da qualche parte, perché poi insomma noi spesso ci incrociamo con Gianluca, e quindi speriamo di incrociarci quest'estate su qualche palcoscenico. Come e magari no. Qualche ti volta ti prometto che la imparerò a memoria. Va bene, e sono contento che te la imparerai a memoria, e soprattutto se la inserirai nel tuo repertorio. Grazie, sono rimasto senza parole. Ovviamente. Grazie per essere stata qui in questo incontro, e veramente forza, mi raccomando, perché è una nuova leva, ma nuova per modo di dire, perché ha già vinto il premio Gabriella Ferri. Grazie, ciao a tutti.